nato qua e morto qua, dove fuggi in Italia. My face above the water, my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like. Finalmente abbiamo scoperto qual è il problema dei parcheggi all'Ospedale Maggiore. Ecco chi incassa le quote dei parcheggi. Sì, siamo noi insieme agli abusivi che sono qua oggi nascosti dietro le colonne per non farsi vedere. Sono spariti, ma questa è la testimonianza e anche la prova che basterebbe veramente poco per debellare questo fenomeno. Basta riconquistare il territorio, un presidio come questo oggi sta allontanando coloro che ogni giorno con l'arroganza e anche violenze fisiche sulle persone stanno facendo i loro sporchi interessi in barba alla legalità e ogni legge. Il famoso deterrente, no? Basterebbe poco per evitare che si possa delinquere e creare dei problemi. Ma infatti è la cosa antipatica che queste cose, le proposte che oggi noi stiamo lanciando, le abbiamo detto un anno fa al prefetto, avrebbe detto che ci avrebbe pensato, è passato un anno, la situazione non è né migliorata ma è ulteriormente peggiorata. Io sono arrabbiatissimo con la prefettura, perché la prefettura a costo zero e in 3 secondi potrebbe risolvere il problema. Basterebbe spostare la camionetta dell'esercito che preside i prati di Caprara dentro al parcheggio e far fare 100 metri a piedi ai militari. Avremo anche se a volte però si vedono degli esempi, poi guardiamo il CEI dove c'è la polizia, cioè c'è l'esercito, poi comunque fanno imperterriti quello che vogliono. Il problema è che qui è una situazione di disagio, perché chi viene all'ospedale sicuramente non viene al cinema, viene in una situazione svantaggiata. In più si trova queste pressioni, queste vessazioni, perché poi tra l'altro ci sono stati anche degli atti di violenza. Atti di violenza, ma li abbiamo subiti anche noi quando siamo venuti a fare immagini, fotografie per documentare questo schifo che magari alcuni hanno la fortuna di non conoscere non avendo bisogno dell'ospedale. Il problema è che, ripeto, è una piaga che si sta allargando anche a altre zone della città. Ci parlano, ci segnalano già parcheggiatori abusivi anche in via Rivareno. Quindi è una situazione che o va combattuta e repressa sul nascere, altrimenti ci troveremo veramente dei parcheggiatori abusivi ovunque che poi esercitano anche violenza su persone anziane, su donne che sono i soggetti deboli, dove loro riversano poi tutte le loro cattiverie e angherie. Anche perché poi non se ne parla, non se ne può parlare perché poi c'è un po' di reticenza, ma quello che viene qua poi si trasporta anche all'interno dell'ospedale, perché c'è gente che dorme nelle corsie, c'è gente che usa i bagni delle corsie, quindi è proprio un disagio comune dove... far finta di niente non serve a nessuno. In uno stato di diritto e di doveri qua ci sono solo dei diritti calpestati. Beh, io penso che quando un ospedale non è tutelato, quando un ospedale diventa oggetto di, ripeto, insicurezza e di degrado, veramente siamo a un punto di non ritorno, perché se è così un ospedale, voi immaginate tutto il resto. Ed è compito dell'ASL, dei dirigenti sanitari, delle forze dell'ordine, tutelare quello che è un luogo che deve essere il posto più sicuro di tutta la città, un ospedale. Tu non puoi avere delle persone a letto ammalate che magari vengono derubate del portafoglio, lasciato magari sul comodino perché devono magari comprare la bottiglietta dell'acqua, o spaccano, esatto, non ha dato la tangente. Questa è la cosa assurda che sta capitando a Bologna. Noi avevamo già affrontato il problema del Maggiore un paio d'anni fa. La situazione era un po' migliorata, ma da quello che stanno raccontando qui stamattina anche operatori sanitari che lavorano dentro, la situazione sta tornando come 2 anni fa, quindi vuol dire che bisogna fare un ulteriore sforzo per tentare di migliorare una situazione di illegalità e, ripeto, di degrado che oggi è tangibile, si tocca con mano. È un atto di moralizzazione, perché non è un messaggio esclusivamente politico, è un messaggio di civiltà per la città, cioè qui si tratta di dare proprio dei segnali, delle indicazioni giuste e corrette per vivere uno stato sociale migliore per tutti. Ma le regole non hanno colore, non hanno appartenenza, non hanno neanche provenienza. Le regole sono regole, devono valere per tutti. E noi oggi quello che chiediamo qua è il rispetto delle regole per tutti i cittadini, per tutti i residenti, che siano di nazionalità italiana o non italiana. Però questo deve essere un principio cardine su cui andare a investire, delle regole di convivenza civile vere, che siano rispettose di tutti e che siano rispettose anche della libertà di tutti, compreso quella della libertà di parcheggiare, di pagare regolarmente la sosta e di non avere, ripeto, la preoccupazione, magari se non è dato l'euro al parcheggiatore abusivo, di ritrovarsi la macchina danneggiata, oppure magari anche qualche spintone che ti caccia per terra solo perché non è a secondo le richieste, ripeto, di questi balordi.